Ci accomodiamo? Risolto fare. Allora. Ho chiamato per accosenza. E per chiamare? No, lo sai, però poi. Ci dovremmo essere così. Ah, ci siamo. Chi manca? Si regali. Sono 5-7. Allora, scusa, ma non è arrivato. Continuiamo con la iniziamo. Abbiamo fatto un incontro con la dottoressa Felicetta per quanto riguarda la prenotazione del catalogo hospital. Oggi invece parliamo di un punto di informazione per quanto riguarda il centro screening di Lamezia, che è praticamente il centro dell'asso di Catanzaro, e entreranno poi nel merito le nostre amiche, le nostre amiche dottoresse che si presenteranno, perché si sentirete spesso a collaborare con l'asso di Lamezia. Ci tengo a pensare però prima di partire per questo piccolo percorso che faremo stasera di chiarire anche l'esperienza. Allora, primo, non esiste nessun tipo di rapporto diretto con ASP Catanzaro, cioè nessuno delle comunali può iniziare campagne o attività se non coordinati da ASP Catanzaro. Questo è il primo punto fermo. Per evitare che fate richieste assurde, vi mando un elenco, volete fare un contratto? No. Tutta la programmazione del centro screening è organizzata dal centro screening, quindi noi collaboriamo solo dal punto di vista logistico. Possiamo dare dei suggerimenti, possiamo fare degli incontri, loro non hanno l'obbligo di collaborare con noi. Nel senso, per esempio, ipotesi, come è successo a Guardamalle, organizza insieme all'amministrazione comunale un evento, noi, se vogliono, ci invitano come ospiti, ma noi non abbiamo nessun diritto a dover partecipare alle loro attività. Questo perché spesso e volentieri sul territorio loro operano e le comunali come chiamano, ma come mai non ci hanno messo il loro, perché non ci siamo, perché è un'organizzazione del centro, un'organizzazione indipendente. Poi, stasera, alla fine dell'incontro, vi consegneremo questa cartella. Questa cartella viene consegnata a ogni punto salute ed è composta da questo logo che dovrete mettere nella porta della vostra sede per farvi conoscere il punto salute. Poi ci sono delle istruzioni operative per tutta l'attività del centro screening, quindi sì, di tutti e tre tumori che noi seguiamo, praticamente la prevenzione di tutte le tre branche, e poi ci sono dei numeri utili che servono sia a noi, sia possono essere utilizzati dalle persone che vengono a chiedere informazioni. L'obiettivo principale di questa serata qual è? È quello di mettere nelle condizioni ognuno di voi di comprendere cosa rispondere all'attività di informazione. Quindi se una persona viene da voi e vi chiede cosa devo fare per il tumore della mammella, dovete saper rispondere, e in questo, chiamiamolo, vademecum, c'è scritto tutto, c'è scritto per ogni azione che si rivolge, come si svolge, è importante sapere che è il costo, e nelle slide che presenteremo dopo, che ognuna delle nostre amiche ci spiegherà, praticamente sarà rappresentato questo percorso. Non inventatevi prenotazioni, perché non possiamo ancora prenotare, né il Cata Hospital prenota le attività di screening. Le attività di screening sono gratuite. Il Cata Hospital è soggetto a ricetta bianca o rossa. Quindi quando viene qualcuno e vi fa una domanda di qualsiasi genere, se non sapete rispondere, abbiate la cortesia di mettere in pausa, chiamate, qualcuno vi risponde e vi dà l'indicazione. Se poi non è aperto il centro spirito, potete rinviare e ti lasciate con un telefono con una notizia di contatto.
fa per dire sì, può andare a suonare, può andare a cantare un perché nel momento in cui si va e non si è prenotati nel percorso, si rischia di fare solo viaggi inutili. Chiaro? Poi, argomento per argomento, tratteremo cosa possiamo fare noi in collaborazione con voi. Sono stato chiaro? Stiamo facendo un'altra operazione. Credo che settimana prossima dovremo completare l'opera. Consegneremo a tutti voi delle mini cartelline di punti salute, dove all'interno di questa mini cartellina, secondo la nostra, quella che utilizziamo sempre nell'assemblea, ma probabilmente più piccola, diventerà un portaricetto. Quindi voi consegnerete a ogni persona che viene da voi il portaricetto con all'interno informazioni anche della donazione. Quindi quando manderemo le cartelline dovete semplicemente farvi le copie del vostro calendario, perché sappiamo l'obiettivo principale nostro è quello di far conoscere AIS. Vi do un risultato importante. Da quando la prima comunale che è partita, che è il numero rosso che sta prenotando di più, ha rispetto all'anno scorso intorno a 40-50 unità di sangue in più l'anno scorso, ma soprattutto con nuovi soggetti. Quindi non è vero che non c'è un ritorno oltre a quello di immagine, ma anche di consistenza numerica, perché si è approfittato del gancio che viene dato da un servizio che la gente chiede, potete aumentare le donazioni. Passo loro la palla, loro si presenteranno, vi spiegheranno il bisogno, lei è più pericolosa, lei lo riconosce. Sentite? Forte e chiaro. Benissimo. Allora, buonasera a tutti, io sono Cinzia. Cinzia Calignano, lavoro allo screening. Innanzitutto vi porto i saluti della dottoressa Spinelli, che purtroppo per motivi personali non è potuta venire, ha buttato la palla a me, insomma, noi ovviamente. Però siamo veramente contenti di essere qui, vi assicuro, innanzitutto perché ci sentiamo a casa, ci sentiamo tra amici, quindi questa è già una cosa molto bella. Quando si lavora con entusiasmo, con gioia, per costruire qualcosa, penso che questa sia la base, un buon punto di partenza. Quindi guardando, escludendo questi due davanti che insomma sono meno giovani, però voglio dire, guardando effettivamente il panorama così giovanile, ti viene veramente la voglia di cominciare a camminare. Camminiamo insieme già da un po' di tempo con l'AIS, e noi di questo le siamo grati, perché ovviamente alcuni problemi ce li ha creati, però voglio dire, il Presidente lo siete scelti voi, ce lo siamo trovati noi e quindi ce lo teniamo. Però sicuramente, insomma, a parte tutto, l'AIS veramente è stato di un grande, grande aiuto, perché voi sapete benissimo che lo screening lavora moltissimo sulla comunicazione, perché è importante la base di tutto. Quante persone non sanno che cos'è uno screening, di che cosa sono i LEA, chi ne ha diritto, chi non ne ha diritto. Quindi è importante che noi effettivamente facciamo rete proprio per diffondere questa comunicazione corretta. Per cui ovviamente noi partiremo da questo, cioè io sono una di quelle che sta al front office, qua lo front office telefonico, oltre a tante altre cose, però voglio dire, diciamo che la prima parte è proprio quella dedicata all'accoglienza delle persone e quindi a spiegare effettivamente che cosa vengono a fare. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che lo screening è un LEA, quindi è un livello essenziale di assistenza. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, perché lo dobbiamo comunicare soprattutto agli addetti ai lavori, che sono i medici di medicina generale, che a volte purtroppo perdono di vista questo. Perché vi dico questo? Perché molte volte si presentano delle persone, e succederà anche a voi, che hanno diritto allo screening con impegnativa. Allora voglio dire, non è giusto, perché è vero, io non pago perché ho le esenzioni, io non pago perché ho questo codice. Non è questo, non è il fatto di pagare o non pagare, perché per la salute siamo tutti quanti disposti a pagare. È il percorso che in effetti viene fatto in maniera molto corretta. Il percorso di screening, lo screening è un percorso. La persona viene presa in carico e accompagnata fino a quando non risolve ovviamente il suo problema. Una persona che viene a fare la mammografia non è che finisce solo con la mammografia, ma se ci sono degli approfondimenti fa l'ecografia, se ci sono ulteriori approfondimenti la biopsia e così via di seguito. Tutto completamente gratuito. Quindi è vero che io, Cinzia, che ho 56 anni, vado a farmi la mammografia con impegnativa perché sono disoccupata e do il codice di esenzione, benissimo, la mammografia, però poi l'ecografia, e devo prenotarmi quello. Invece lo screening è proprio il percorso. Quindi partite da questi due presupposti, che è un LEA, quindi
ed è un percorso. Quindi quando le persone verranno e vi diranno ma io voglio fare, signora perfetto, lei è libera di fare quello che vuole, però sappi che lo screening l'accompagna effettivamente in questo percorso, quindi lei è accompagnata, ci sono vari livelli che puoi scrivere, quindi questo è importante. Per cui quali sono gli screening? Il mammografico, il citologico, che è quello più numeroso, e il colon rettale. Per quanto riguarda il citologico, il colon rettale, con l'esperta è Mila, la mia collega, che insomma mi spiegherà lei sicuramente meglio, anche perché vedo che lei poi ha molti contatti con le AVIS varie, l'AVIS provinciale, insomma lei è quella che parte con questi pacchetti e quindi raccoglie e dà tutti quanti le spiegazioni. Ha una pazienza molto più dolce, l'ha detto Franco, è vero, perché la pazienza che ha lei io non penso di averla, però sicuramente insomma è molto importante questo, anche perché se noi dobbiamo sapere che le persone che vengono al centro stesso sono persone sane che possono all'improvviso scoprire che è qualcosa. Però noi dobbiamo incoraggiarle e dobbiamo accompagnarle affinché non cadano nella più profonda disperazione perché hanno scoperto di avere un inizio di un cancro. Quindi anche perché effettivamente la fortuna è proprio questa, che lo screening dà all'inizio, cioè scopre all'inizio proprio quello che potrebbe poi succedere. Quindi partiamo da due screening, io mi occuperò di questi due screening. Lo screening citologico è quello del papo test. Allora, la fascia di età è dai 25 ai 64 anni. Faccio una premessa, noi facciamo i papo test. In molti centri screening nazionali sono già partiti da alcuni anni l'HPV test direttamente dai 30 ai 64 anni. La nostra regione purtroppo non può sostenere questo, anche perché non ci sono dei centri specializzati, perché ovviamente il papo test viene letto in anatomia patologica, l'HPV test, anche se il prelievo è lo stesso, viene praticamente preparato in maniera diversa e viene letto in microbiologia. Allora, che cosa c'è? Noi purtroppo non siamo ancora preparati, ci stiamo avviando e speriamo che questo accada presto, perché in effetti direttamente andando a trovare il papilloma virus, noi stiamo tranquilli, perché voi sapete benissimo che il cancro della cervice uterina nasce proprio da una degenerazione del papilloma virus. Non ci dobbiamo impressionare, il papilloma virus ce l'abbiamo tutti, nel momento in cui cominciano i nostri rapporti ce l'abbiamo tutti, però c'è chi lo elimina naturalmente, chi invece purtroppo magari si annida e comincia a creare delle lesioni. Ma nel momento in cui noi ce ne accorgiamo, siamo ancora alla fase iniziale, quindi non è che dobbiamo spaventarci, cioè, mamma mia, ho il papilloma virus, ma resta da 2 mesi di vita, assolutissimamente, siamo all'inizio e abbiamo le fasi successive che ci aiuteranno poi a sconfiggere, sicuramente verrà fatta una colonizzazione, cioè sono degli approfondimenti che ci daranno la possibilità poi di eliminare e di essere controllati. Quindi su questo siamo tranquilli. Allora, noi intanto però in questo momento partiamo quindi col papo test. Quando ci arriveremo all'HPV test, benissimo, l'HPV test ci darà, come dicevo prima, la possibilità di essere richiamati ogni 5 anni. Invece per il papo test noi siamo richiamati ogni 3 anni. Allora, il papo test copre questa fascia di età, dai 25 ai 64 anni. Io, va bene, voglio dire, mi aveva dato delle date, ma io vado. E dai, l'ho letta, però, l'ho studiato. Allora, noi praticamente partiamo quindi da questa fascia di età, dai 25-64 anni. Le persone che ovviamente vengono a fare il papo test lo devono fare da screening e ogni 3 anni. Che non le venga in mente a nessuno di venire, cioè un anno lo faccio come screening e dopo un anno mi presento col codice di sezione D02. È esattamente la stessa cosa. Cioè io un anno me lo posso fare da screening, l'anno dopo devo pagare il ticket se me lo voglio fare, anche se è sicuramente se non ci sono delle sintomatologie, è un esame inappropriato, perché è inutile farlo continuamente. Se è stato stabilito che sono 3 anni, il tempo necessario, in effetti ci dà la possibilità sempre il programma di chiamare anche 6 mesi prima, quindi sono 2 anni e 10 e 6 mesi, insomma, non sono più proprio 2 anni e mezzo. Però che cosa succede? Che è inappropriato, cioè se io non ho una sintomatologia, ma per quale motivo devo farmi il papo test ogni anno? Cioè veramente ci sono delle cattive abitudini, che questa diventa un'abitudine, quello di fare il papo test è un esame inappropriato. Quindi le persone che verranno da voi verranno a chiedervi di fare magari il capace, è possibilissimo, che si presenteranno con l'impegnativa e con un codice di sezione D02. Allora cosa succede? Che se le persone fanno parte della nostra azienda, dell'azienda provinciale, assolutamente loro hanno diritto di farlo come screening senza
signora non è una sintomatologia, no, e allora perché deve fare il suo test? Ah, io faccio il piano. E allora no, come screening non lo può fare. Lei si farà l'impegnativa, pagherà il ticket senza nessun codice di esenzione e farà il fatto test quando vuole fare di 2 milioni ogni anno come vuole lei. Anche se dobbiamo educare, effettivamente anche questo è lo spreco, educare le persone a curarsi per bene. Quindi nel momento in cui invece la signora ha diritto a questo fatto test, viene canalizzato laddove gli fa più comodo. Qua voi avrete poi un elenco di consultori, perché il fatto test viene fatto nei vari consultori. Abbiamo la zona di Catanzaro, Catanzaro Città, Chiaravalle, Cropani, Catanzaro Lido, Taverna anche, Girifalco, insomma, Girifalco in questo momento è un po' stand-by perché per mancanza di personale. Però ci sono diversi centri, così come da noi abbiamo l'ospedale, il consultorio di Maida. Quindi noi chiediamo alla signora dove più, il centro più vicino a quale lei può andare a fare il fatto test. Ci sono ovviamente tutte le indicazioni, perché ovviamente abbiamo i giorni in cui, perché non tutti i giorni ovviamente i consultori fanno questi fatto test, e quindi di conseguenza noi possiamo indirizzare le persone a fare il fatto test. Perché? Perché i consultori hanno il diritto di accogliere anche le persone spontanee. Perché in effetti che cosa succede? Che lo screening in effetti viene eseguito con lettera, tanto è vero che l'Avis, molte sedi dell'Avis ci hanno aiutato a distribuire questi inviti. Lo screening permette in effetti alle persone, parlando del fatto di essere 5-64 anni, di essere invitati tramite lettera. Che cosa succede? Che purtroppo abbiamo dei problemi seri con la posta non viene consegnata. Noi ultimamente su 3.000 lettere 1.000 ce ne sono tornate indietro, per l'indirizzo esatto, sconosciuto, anche il numero civico, quindi si ha questa difficoltà. L'Avis per noi è stata preziosissima da questo punto di vista, perché ovviamente deve sapere i fatti di tutti, ovviamente riesce ad arrivare laddove la posta non arriva. E quindi, e devo dire la verità, ultimamente infatti stanno arrivando diverse telefonate dove dice vi hanno consegnato la lettera, quindi stiamo pure valutando che si stanno comportando bene. Fanno il controllo. E certo, il controllo è più il presidente in persona, e quindi di conseguenza questo è importante, perché ovviamente però noi abbiamo come screening anche la possibilità di invitare gli spontanei, perché se io ci inizio la lettera non l'ho ricevuta per un disguido postale o perché non mi hanno trovato, non lo so, è andata persa, perché c'è stato un periodo in cui abbiamo trovato anche delle lettere purtroppo buttate nella spazzatura e è stata segnalata questa cosa, noi insomma siamo intervenuti, però non puoi fare più di tanto, perché ovviamente se poi li buttano nella spazzatura la persona non lo riceverà mai. Quindi nel momento in cui si presenta uno spontaneo, voi li indirizzate nei vari consultori, perché loro hanno diritto di accettare gli spontanei. Che cosa succede? Che noi facciamo questo fatto testa. In questo momento abbiamo una grossa criticità. La risposta purtroppo arriva, speriamo di risolverlo al più presto, mentre fino a qualche mese fa, noi in un mese avevamo le risposte, in questo momento abbiamo un po' di difficoltà in anatomia patologica per mancanza di personale, quindi i tempi si sono leggermente allungati. Però dobbiamo considerare una cosa, che in effetti lo screening non prevede nessuna urgenza, ma è una prevenzione, quindi io vado perché devo mi voglio sottoporre all'esame senza urgenza. Se ho urgenza uso altri canali, che ovviamente penso che anche la dottoressa Ricetta vi abbia spiegato. Quindi noi ovviamente come screening non valutiamo l'urgenza, cioè chiaramente se il tempo di attesa è quello, le persone non, generalmente non creano nessun problema, a meno che ovviamente non hanno urgenza, allora in quel caso seguono un canale completamente diverso. Quindi nel momento in cui arriva poi la risposta, chiaramente se è negativa noi ci affidiamo tra virgolette alla posta, cioè nel senso che siamo tranquilli perché è negativo, e quindi il paziente ovviamente riceve, se non riceve la risposta ci telefona e noi comunichiamo. Se invece la risposta è positiva, quando dico positiva bisogna di ulteriori approfondimenti, noi che cosa facciamo? Facciamo appunto il telefonare alla persona, quindi la contattiamo direttamente per evitare ovviamente i disguidi della posta, non rilevo la persona. Quindi in questo modo noi praticamente telefoniamo e abbiamo già fissato loro un nuovo appuntamento. E nel caso del pap test, che potrebbe essere un ascus, quindi con delle cellule particolari che occorrono nelle sinapsi, che praticamente hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Nel primo caso c'è un HPV di triage, negli altri casi c'è direttamente una colposcopia che facciamo lì nell'ospedale Alessia con la dottoressa Fumia, che è
conferenza le persone vengono accompagnate, cioè viene fatto questo secondo livello, vengono chiamati a scadenza, cioè non viene più mandata la lettera, ma viene presa in carico la persona, quindi contattata telefonicamente, per cui con scadenze a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni, dentro a screening e così via. Quindi voi che cosa in effetti dovete tenere presenti? Innanzitutto questa fascia d'età per quanto riguarda il citologico, 25-64 anni. Queste sono le persone che ovviamente si rivolgeranno a voi e hanno diritto a questo. Chiaramente se si presenteranno con questo codice che dicevo prima, perché molti medici lo fanno, queste giustificazioni, vengono a prendere il D02, tanto paghi 1 euro, non è fatto dell'euro, insisto, voi cercate di trasmettere questo, cioè che è proprio il percorso che è diverso, perché ovviamente la persona viene accompagnata, quindi voi tranquillamente potete dirottarlo allo screening. Quindi questo per quanto riguarda il citologico. Per quanto riguarda il mammografico, poi ovviamente se ci sono delle cose, dimmi. Sì. Allora, questi sono gli spontanei, cioè quelle persone che si presentano da voi e vi dicono che io rientro in quella fascia, quindi quando noi faremo manifesti a promuovere, verranno delle persone spontaneamente. Cosa possiamo fare già noi per le nostre donatrici, per il gruppo donne, così in modo particolare? Possiamo chiamare tutte quelle persone che hanno dei figli di 64 anni, possiamo prendere la facilità da gestalis, chiamare la nostra donatrice e dire guarda, se tu non l'hai fatto negli ultimi 3 anni, hai l'opportunità di farlo attraverso questo. Noi promuoviamo un po' lo sapere che, cioè il contatto diretto con loro, quindi una parte arriverà dall'esterno verso l'esterno, una parte la selezioniamo noi. Altra possibilità che c'è, questo ovviamente coordinato con loro, è quello di fare delle giornate specifiche per il pap test andando direttamente sul territorio, perché non in tutti i posti, vi faccio un esempio banale, un comune come Maggesano difficilmente si sposta un blocco di 40 persone per andare a Taverna Fiorentina, poi non in tutti i posti c'è il consultorio, quindi per organizzare il programmare, quando il punto salute comincia a muoversi e a farsi un gruppo di persone, abbiamo la disponibilità di 20 persone che vogliono fare, è inutile spostarle in consultorio, ci organizziamo noi, certo. abbiamo anche la poltrona ginecologica che viaggia per tutta la provincia, ce la portiamo, se abbiamo difficoltà, anzi se abbiamo tempo possiamo anche organizzare delle giornate di sensibilizzazione, certo, spiegando che cos'è, e possiamo organizzare. Come vedete, il punto salute si trasforma in punto prevenzione, dato il servizio sia il donatore che la cittadinanza. Giustissimo, anche perché io non è che sia molto pratica dell'APIS, perché le ripeto quando ci sono. Risolve il posto. Esatto, io quando viene a trovarci Franco, insomma, lo mettiamo in croce. Metti in croce, dicendo che siamo ricchi. Perché non è vero, guardate come. Perché ti porto la fattura. Guardate come. Però non mi ha portato una gente, non mi ha portato una mente, niente, proprio mi ha portato una cosa. Una cosa proprio, non so. Sono i fiori. Nulla, non manchi i fiori, niente. E quindi esatto, questo è molto importante quello che diceva Franco, perché noi lo facciamo questo, lo facciamo sempre anche nell'UCCP, no? Proprio ieri siamo stati a Foggia, dove praticamente questi medici che si riuniscono, insomma i medici di medicina generale, ci danno, cioè ci contattano alcune loro pazienti, perché chiaramente guarda, questa è una cosa molto importante. Se noi vogliamo veramente promuovere la salute, se noi vogliamo veramente abitare il territorio, e questo dobbiamo fare, cioè non possiamo pretendere che siano gli altri sempre a venire da noi, ma dobbiamo essere noi a arrivare dagli altri. E questo ve lo dico perché io lavoro allo screening da molto tempo, avevamo anche fatto con l'azienda, avevamo preso un certo periodo il camper, vi assicuro è stato un successo. Per quale motivo? Perché il camper per le mammografie andava direttamente in dei paesi sperduti, dove le persone soprattutto di una certa età non sarebbero mai venute in ospedale a farsi la mammografia, cioè prendere. C'è gente che era costretta a prendere a volte, perché noi abbiamo dei territori in cui effettivamente diciamocelo, c'è gente che è costretta a prendere anche degli autisti per farsi accompagnare. Quindi questo è importante, il fatto di andare sul territorio è importante. E il centro screening questo lo fa proprio perché è veramente il punto principale, cioè la sensibilizzazione. Ovviamente non è che ci si presentiamo così, ma come diceva Franco è importante fare una sensibilizzazione prima, perché le persone che si vedono arrivare una lettera o che vengono convocate devono
no? Proprio per questa disinformazione che c'è, noi abbiamo il diritto veramente di informare, di ben informare le persone alla salute. Quindi che cosa facciamo? È importante questo, il centro, quindi il punto salute, si fa insieme a noi, coordiniamo e diventiamo promotori proprio di qualsiasi iniziativa. L'abbiamo fatto in molti comuni grazie proprio al muoversi del comune, di alcune associazioni. Però se noi riusciamo a coordinarci bene, penso che potremmo fare veramente del bene in questa regione. Perché no, Ari ha detto, cioè non è possibile che la regione Calabria è l'ultima per i livelli essenziali di assistenza. Cioè una cosa allucinante, quando sentiamo, vi assicuro che per noi che lavoriamo a volte anche in condizioni disperate, e Franco, Carmelo, che spesso ci vengono a trovare, vedono, cioè a volte con cartaceo, Franco fa possibile, sì, perché abbiamo considerato che l'anno scorso noi siamo stati per un anno senza programma. Non avevamo più il programma perché la regione aveva bloccato, quindi c'erano stati i fondi digitali, no, quindi avevamo bloccato, avevamo un blackout completo. Quindi noi potevamo benissimo incrociare le braccia e fare altro durante la giornata. Invece noi abbiamo fatto tanti test, siamo andati in giro, abbiamo lavorato col cartaceo, con una responsabilità e con una pressione incredibile, perché ovviamente voi capite che col cartaceo è facile sbagliare ed è facile ovviamente che ti può sfuggire qualcosa. Quindi facendo controlli sopra controlli, cioè abbiamo fatto un utilizzo di forze è proprio fino all'inverosimile. Questo perché? Perché ci teniamo veramente a far sì che questa Calabria possa veramente rinascere. Ma anche in questo, cioè è possibile che una cosa che mi è di diritto io non lo devo fare? Non è possibile. Quindi con voi possiamo lavorare bene insieme. E allora questo è importante, per cui se noi riusciamo ad organizzare questi momenti di sensibilizzazione, noi abbiamo una bellissima poltrona ginecologica che non so fino a quel punto reggerà, però praticamente che gira in tutti i posti laddove effettivamente dobbiamo andare. Oggi infatti fino a domani sarà a Borgia, dopodiché poi ce la riportiamo a casa per riportarla in giro. Quindi questo è importante, perché già si comincia con le vostre donatrici, ovviamente loro ricordano benissimo se sono passati 3 anni, se sono passati 2 anni, questo poi concordiamo insieme, basta avere un elenco, noi controlliamo e di conseguenza si possono fare, si coordina e si fanno questi fatti testi tranquillamente. Quindi per quanto riguarda il citologico, credo di non avere, generalmente il ripeto, insomma, sono delle persone che vanno a 25 anni, un'altra cosa importante. Non devono aver compiuto i 25 anni, ricordate i 25 anni che abbiano fino a dicembre possono compiere, quindi noi li possiamo già prendere perché il programma ce lo permette, e quindi anche se io ho 24 anni e 3 mesi, 24 anni e 6 mesi posso già cominciare a fare il proprio test da scrivere. Per quanto riguarda invece la mammografia, l'iter è lo stesso, cioè non è l'iter diverso, la fascia d'età cambia, dai 50 ai 69 anni. Quindi di conseguenza sono queste le persone che verranno a fare la mammografia non più ogni 3 anni ma ogni 2 anni, perché la mammografia è da un intervallo di tempo di 2 anni, e sono le persone dai 50 ai 69 anni. Questo codice di esenzione che vi potrà comparire sulle impegnative è di 0,3, che ovviamente nella nostra regione è valido solo per le donne dai 45 ai 49 anni, perché in molti centri screening d'Italia lo screening comincia dai 45 ai 75, la Calabria non ce la fa e quindi abbiamo ridotto dai 50 ai 69, però dai 45 ai 49 diamo la possibilità, non ce la fanno tanto per quanto riguarda i costi, proprio a livello di personale, perché voi considerate che noi, la radiologia di Lamezia, lavora solo 3 giorni a settimana per lo screening, perché gli altri 3 giorni lavora per gli extra screening, quindi la stessa cosa è Soverato, la stessa cosa è Canzarolito, la stessa cosa è Soverato. In effetti noi abbiamo come centro per la mammografia Lamezia e Soveria Mannelli, Catanzaro Lido, e in questo momento Soverato, però speriamo di poter andare avanti con Soverato, perché per mancanza di personale forse dovremmo ridimensionarci ancora. Abbiamo comprato dei mammografi proprio con i soldi destinati allo screening digitali, quindi sono mammografi che fanno anche la tomosintesi, per cui sono molto più migliori assai rispetto al radiogramma di una volta, dove effettivamente con la lastra poteva sfuggire qualcosa. Adesso l'immagine è molto nitida, è molto chiara, il CT, quindi la risoluzione è perfetta. Per cui anche qui le donne, quindi dai 50 ai 69 anni, vengono invitate con l'intera. La persona che non riceve la lettera si presenterà da voi, da noi, e chiederà di fare la mammografia. Ovviamente anche qui bisogna controllare che siano passati i 2 anni.
Ovviamente noi dobbiamo essere fiscali i 3 anni, i 2 anni. Nel momento in cui la persona ti dice ma io ho un sintomo, io ho troppo qualcosa, io ho questa cosa, noi ovviamente non aspettiamo, ci deve passare 2 anni, assolutamente. Anzi, chiediamo generalmente un certificato del medico che dice la signora a tal dettagli deve fare una mammografia perché io ho notato che ha un nodulo nel quadrante superiore, nel quadrante inferiore, eccetera, eccetera, e quindi noi facciamo un richiamo anticipato, perché non è il primo caso, ne abbiamo avuti diversi, di persone che purtroppo hanno avuto un calcolo all'intervallo. Quindi questa è una cosa molto importante, le persone devono continuamente controllarsi, tanto è vero che penso che in una slide c'era anche l'autovalutazione, cioè questa è una cosa molto importante, le donne devono controllarsi. Io ho avuto, insomma, delle persone che ho avuto da noi che se ne sono accorti proprio facendosi la doccia e toccandosi hanno notato qualcosa di strano, per cui sono subito venute da noi. C'è stata, ci sono state persone che dopo 7 mesi, da una mammografia completamente negativa, dopo 7 mesi hanno notato qualcosa di strano e quindi siamo intervenuti e c'è stato un prosieguo. Oggi è venuta a trovarci una signora, la quale c'era ancora la dottoressa Montesi, ha fatto una mammografia, un'ecografia, doveva fare degli approfondimenti. No, 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 una volta teneva la figlia che non si vedeva partorire, una volta lei era fuori, una volta così. Insomma, questa praticamente, nonostante noi, lei chiama mia massima ultimamente, ha firmato, ci ha lasciato in pace, non vuole sapere più niente. Dopo un paio d'anni, penso che siamo passati, lei è ritornata e dice ma io vorrei fare qualcosa. Una mia collega, che era allo sportello, quando l'ha vista, ha fatto uno sguardo, come dirà finalmente la signora, lei ha capito l'importanza, ha fatto nuovamente la mammografia, ha fatto l'ecografia, la signora sta facendo la radioterapia. Lei ha detto, io ringrazio lo sguardo di quella collega che mi ha fatto capire che era arrivato il momento che io devo farlo. Cioè, quindi, questa è una cosa molto importante, perché effettivamente lei oggi è venuta a salutarci, contentissima, e di una forza e di una vitalità incredibile, perché dice che grazie allo screening lei si è accorta di avere, che era importante che si continuasse. Se io l'avessi fatto privatamente, personalmente, con impegnativa, privatamente, basta, mi avrebbero detto una cosa, tutto e basta, avrei lasciato il limite, invece la nostra, il nostro accompagnamento è salvare le vite, quindi è quello che noi dovete avere. Noi dobbiamo pensare a questo, sarà una fatica incredibile, perché avere a che fare con l'utenza, lo sapete meglio di me, a volte ti verrebbe la voglia di scappare, però è importante insistere, perché ovviamente alla fine abbiamo la possibilità di essere veramente una piccola luce nell'oceano e di poter dare anche noi il contributo a quella persona nel salvare. Quindi le mammografie praticamente verranno, quindi le signore possono anche essere anticipate tranquillamente, quindi non siamo fiscali, anche perché loro ovviamente daranno delle sintomatologie che ci diranno che vogliono essere richiamate, quindi è importante far comprendere quanto sia importante l'autopalpazione, una visita senologica, perché purtroppo con un centro screening ancora non possiamo assicurare, però l'oncologia è attrezzata in questo, io penso che poi insomma, possiamo, i tempi d'attesa non sono molto lunghi, quindi con l'impegnativa si fanno queste visite oncologiche e poi vengono subito dirottate, perché anche l'oncologia, nel momento in cui fa una visita senologica e si accorge che la signora che in fascia di età ha bisogno di una mammografia, si rivolge a noi e noi subito prenotiamo. Anche perché avendo ovviamente dei giorni particolari, noi non abbiamo dei tempi di attesa lunghi, ovviamente, perché insomma è vero che ci sono le lettere, gli inviti fatti con le lettere, però è più del tutto vero che in effetti sappiamo benissimo che tutte quelle persone invitate se ne presenterà il 20% delle lettere, non arriverà mai al 30%, non arriverà mai al 50%, quindi ci sono sicuramente dei posti. Quindi questo è importante. E anche qui abbiamo il secondo livello di radiografia, la biopsia, viene fatto sempre tutto nell'ospedale di Valencia. E il secondo livello viene anche veramente anche Catanzaro Lido, fa, perché c'è la dottoressa Alessio che da Valencia va a Catanzaro Lido. Quindi questi livelli, questi secondi livelli vengono fatti tutti là, non devono andare chissà dove partire. Ovviamente le persone sono libere di andare ovunque, dove vogliono, e ci possono anche lasciare il percorso screening e anche farsi seguire dove non lo preferiscono. È pur vero che i protocolli sono quelli che molte volte poi ritornano qui, perché se vanno fuori devono ricominciare tutto da capo ed è un interlungo. Per cui anche qui, come con il banco chiesto, la lettera negativa viene spedita, inviata tranquillamente, come si chiama 2 anni, le lettere, gli esiti positivi vengono invece contattate direttamente. Aggiunge il professore. Ad onorem. Allora,
direzione, l'associazione che sperava a darci una mano, probabilmente inizieremo con un laboratorio ginecologico e personalogia all'interno della missione di Sanzano, quindi faremo un percorso. In più c'è la dottoressa di Padova, che è in pensione, che è tornata alla Lamezia, che c'è dato disponibilità, adesso la proveremo a Sonia Mannelli la prossima settimana, il 14 giugno, e cominceremo con loro a avere un rapporto di collaborazione un po' diverso. Problema che abbiamo allo stato attuale: la prenotazione passa attraverso il centro screening, quindi una persona che si rivolge da noi, per prenotarla dobbiamo telefonare a loro. In attesa che parta questo benedetto, diciamo benedetto, veramente hanno i tempi biblici, quando partirà il programma, noi che cosa avremo? Avremo l'accesso uguale a hospital con una parte di editabile da parte nostra, una parte solo consultabile, e avremo l'opportunità di poter inserire persone che si vogliono prenotare controllando se effettivamente hanno diritto. Cioè il massimo quale sarà? Una persona si avvicina, viene da te, mi chiamo Rossella Mangone, sono Lella, io controllo il codice fiscale e capisco nel programma che cosa posso, ho diritto ad avere. Quindi diventa più semplice, perché quando chiamerete le persone direte: venite, vi informate, vi diamo l'opportunità di prenotarvi. C'è anche la possibilità di prenotare a tempi più, cioè, perché uno dei problemi che si hanno per il controllo è il fatto che non esci alla mammografia per notare, però non nel caso nostro, ovviamente. Nel caso loro no, perché nel centro spirito, a differenza dell'ASPO, la prenotazione non deve essere fatta, anche perché ne conosciamo tantissimi di casi, c'è qualcuno anche fra di voi, come finisce la mammografia, sì, il sì. Primo pensiero di prenotarti. Da noi non è così, perché ovviamente, essendo invitata con lettera, che cosa succede? Il programma sa che dopo 2 anni quella persona deve essere richiamata. Quindi è la stessa cosa con un controllo di follow-up cosiddetto, cioè praticamente noi sappiamo benissimo il 1° aprile, il 1° giugno, il 1° luglio, tal data deve essere richiamato, e quindi non inviamo la lettera, soprattutto nei follow-up, ma chiamiamo direttamente la persona. Quindi esatto, non c'è bisogno di questo, perché ovviamente è previsto il programma da screening, è già tarato in questo modo, in maniera tale che ovviamente ci sarà la possibilità di fare i richiami, cioè siamo noi che gestiamo gli inviti. Quindi di conseguenza noi sappiamo che il mese di marzo è dedicato a tutti i richiami dopo 2 anni, dopo 6 mesi, dopo 1 anno e così via di seguito. Quindi è molto più semplice la cosa. Allora, questo per quanto riguarda le due attività dove noi non siamo sinceramente di appoggio dal punto di vista di informazione. Adesso il dottoressa ci spiegherà la parte del colorretto, lì il discorso cambia, perché il rapporto di collaborazione di ALIS diventa l'attore principale. Abbiamo consegna, invito, consegna kit, ritiro kit, informatizzazione, fino a quando non arriverà il programma, con il nostro programma di raccolta dati, stampa della fonda che parte, invio finale provinciale e consegna. Quindi è un processo dove è entrato con una procedura, sia per il trasporto che per la conservazione, quindi poi approfondiremo meglio questo aspetto. Possiamo gestire gli spontanei, ma soprattutto noi vogliamo fare dei blocchi di persone, perché dovendo affrontare poi la spesa di questa procedura è meglio portarne 30 che portarne uno solo. Però di questo ne parliamo subito dopo. Prego. Allora, io sono Milena Interella, collaboro con lo screening, lavoro in interesso maggiormente di conoscenza, però noi il fine siamo segreteria, ci deve interessare un po' di tutto, quindi non è. Con molti di noi abbiamo avuto un rapporto di grande collaborazione, perché l'ABIS ci aiuta tantissimo nella distribuzione dei kit, nella raccolta. Quindi siamo riusciti a raggiungere delle
scoperta del sangue occulto nelle feci, quindi quel sangue che non è visibile nel tessuto, che proviene probabilmente dalle parti più alte del colon e che può significare la presenza di un polipo. Polipo è una formazione, una neoformazione solitamente benigna, un adenoma, che può negli anni trasformarsi. La trasformazione è molto lenta, quindi implica solitamente una decina d'anni, però noi abbiamo bisogno di il test serve a questo, a identificare questo tipo di lesione. Se c'è il polipo deve essere tolto, dobbiamo interrompere questa catena che poi negli anni può portare ai danni che sappiamo. E quindi il test è molto molto importante. Noi come ha detto Cinzio, lo facciamo con gli altri screening, lo facciamo anche con lo screening del colonretto, mandiamo gli inviti, speriamo sempre che queste lettere arrivino a buon fine. Ovviamente accettiamo gli spontanei, come voi ben sapete, praticamente il primo passo è appunto questo, la distribuzione del kit. Sapere che il test è diretto a una popolazione target dai 50 ai 69 anni di età, possono aderire gli uomini e le donne che non abbiano problemi che non abbiano comunque già una patologia al colon già accertata, tipo per esempio una rettocolite ulcerosa oppure un morbo di Crohn, che li esclude comunque dal programma di screening colorettale, perché è una patologia già accertata, attestata, che non ci dice niente di nuovo. Cioè, noi facendo il test ad una persona, per spiegare, una persona che ha una rettocolite ulcerosa, il test verrà sicuramente positivo, ma non ci dà l'indicazione che noi abbiamo cercato. Quindi dai 50 abbiamo detto 7-9 anni di età, il test può essere, quindi possiamo avere un test negativo, comunque va ripetuto ogni 2 anni, perché dobbiamo avere la certezza che potrebbe anche capitare questo, che durante l'effettuazione del test, se c'è un polipo, se c'è un polipo presente, magari potrebbe anche non sanguinare. Quindi noi, ecco, quello è un falso negativo. Quindi ecco perché si deve ripetere il test ogni 2 anni per essere assolutamente certi. Molte persone mi dicono, ma io ho fatto il test 2 anni fa, che senso ha ripeterlo dopo 2 anni? Quindi dobbiamo spiegare che è importante perché la prevenzione serve a questo. Il test invece è positivo, al test positivo seguono approfondimenti. Gli approfondimenti del caso sono la colonoscopia. L'esame più standard in questo momento è la colonoscopia. Certo, le persone a volte si spaventano un po' quando noi telefoniamo e diciamo, sa, il test è risultato essere positivo, però ecco, magari noi un primo approccio lo facciamo sempre telefonicamente, poi invitiamo le persone, se è possibile, a venire da noi al centro screening per dare delle informazioni maggiori. Un counseling, trovandosi una persona, cioè che ti trovi una persona davanti, cioè riesce a parlare in un certo modo, si riesce anche a capire se in quel momento la persona è preoccupata, perché ovviamente quando io telefono per dire che il test è positivo, perché direi avere, non so che, cioè, mi casca il mondo addosso, perché capisco che dall'altra parte le persone si trovano spaventate da questa cosa. Bisogna far capire loro che intanto la positività del test non significa avere un tumore, assolutamente. Io dico sempre, è positivo il test, ma è positivo rispetto al sangue. Abbiamo trovato delle tracce di sangue, queste tracce di sangue poi necessitano di un approfondimento maggiore. Quindi dobbiamo capire che cosa ha provocato quel sanguinamento. Il più delle volte è probabile pure che ci sia l'interferenza del sangue proveniente dalle emorroidi. Noi diciamo, se è un periodo in cui avete delle emorroidi sanguinanti, non effettuate il test, giusto perché ci può essere questa concomitanza. E quindi niente, bisogna sempre cercare con un certo modo di comportarsi.
persone sottoposte a controlli ed esami di secondo livello, quale appunto la colonoscopia. Noi abbiamo un centro alla Lamezia di endoscopia digestiva diretto dal dottore Schicchi, che è responsabile appunto del nostro secondo livello, è responsabile clinico. E la colonoscopia è un esame adesso che si fa di routine, assolutamente indolore, si fa in sedazione, quindi le persone non si accorgono assolutamente di nulla, sono tranquille e il più delle volte poi, se, come dicevamo prima, se si trova il folico viene asportato contestualmente, quindi durante quella seduta colonoscopica, non se ne effettua la seconda, perché a volte la prima potrebbe essere il più esplorativo, la seconda poi, nella seconda si effettua la polipertomia, no? Bisogna rassicurare le persone che avviene tutto contestualmente. E il polipo viene analizzato, viene portato in anatomia patologica, analizzato, dopo 15-20 giorni l'esame istologico, poi che viene controllato anche dal dottore Schicchi, poi si deciderà il prosieguo. Potrà essere un controllo ai 3 anni, ai 5 anni, un controllo a un anno, in base ai risultati istologici. Il risultato istologico in tutti i casi è importantissimo. Quindi bisogna far capire che il test è un test che deve essere assolutamente fatto, non bisogna avere paura. Giovanna lo sa bene, perché noi a Petrobras abbiamo preso 4-5 persone dalla cima dei capelli, dalla cima dei capelli. Quest'anno la stessa cosa succederà a Giovanna. Ah sì? Abbiamo, quindi è importantissimo, il tetuarista è l'unico strumento per vedere, è l'unico strumento di prevenzione, non c'è niente da fare, assolutamente. Ovviamente noi, come punto solo che distribuireste questo, la scheda che vi daremo sono le istruzioni operative, è normale, dopo che loro vanno via noi ci prendiamo 2 secondi per comprendere che queste sì, ma c'è bisogno di un approfondimento, nel senso ci prendiamo i kit, lasciamo là chi viene, cioè dobbiamo seguire perché vi farò vedere il programma. Dovete caricare tutto sul programma, perché basta sbagliare il nome o una T in meno. Quindi tutte quelle procedure che utilizziamo per gestionare gli AMIS è utilizzato nello stesso modo per gestionare il nostro. Quindi ve lo farò vedere dopo, anzi se siete pure voi faccio vedere. Ma funziona perché dobbiamo cercare di rendere il meno possibile l'errore deve essere proprio cancellato. E poi, quando si inizia a dare, bisogna già prenotare il ritiro. Quindi la logica è, viene una persona in AMIS, dice, oh, sto appunto che voi potete fare... Sì, lo possiamo fare, ne hai diritto, 59 anni, la differenza fondamentale è che mentre la mammografia già si comporta molto bene, perché c'è già tutto quanto alla precedente, con il colonoscopio in genere la gente dice, mi ricordo che l'ho fatto una volta, 10 anni fa, se riusciamo a farlo in blocco, per esempio, vi faccio un esempio banale, abbiamo fatto 2 anni e mezzo fa a Taverna, abbiamo rifatto quest'anno, uno abbiamo utilizzato le stesse persone che hanno fatto bene, che quindi erano già sensibilizzate, in più abbiamo mandato le lettere a quelli che rimanevano fuori dal vecchio circuito, diventa facile perché io poi tra 2 anni li potrò fare la stessa campagna, quindi è importante che lo facciamo a blocco, è normale che se una persona viene che dice che vuole fare il come spontaneo, cercheremo di accompagnarlo. Però vi dovete fidare di quello che vi dice, ma dovete insistere sul fatto, ti ricordi l'ultima volta quando l'hai fatto? Sì, l'ho fatto alla mezza, ti ricordi chi c'era? Perché se vi dicono che c'era la dottoressa Montesi, allora, non dire che abbiamo superato 2 anni fa. Ma se vi dicono che c'è la Cinzia, è dubbiosa la cosa. E magari vabbè, poi noi per quel tesi ci telefonano. Allora, è semplice, telefonate, gli dite guarda, c'ho qui, parlo con parrucchiere, che sono
fiscale, sappiatelo, perché io la colonoscopia l'ho pagata 100 euro. Perché le signorine, le signorine, quando combinai gli anni, io ho fatto la colonoscopia esattamente a novembre, faceva a dicembre, c'erano messo 100 euro. Non eri nella fascia d'età giusta, quindi sono molto fiscali. No, non ho fatto il test. No, il test non l'ho fatto. Non avevi 50 anni, era giovane. Era giovane. Allora, il kit, vi troverete, per quando vi consegneremo il kit, e lo consegneremo per ogni comunale che ci farà richiesta di fare questo servizio, vi daremo ancora spiegazioni ancora più approfondite. Per esempio, oggi abbiamo caricato Borgia, perché loro non riescono a fare San Bugnone, noi abbiamo caricato il programma direttamente. Quindi potremmo stampare noi direttamente tutte le lettere, che passiamo in file PDF. Se riusciamo a recuperare dal comune, o meglio ancora, segnalate il comune, facciamo una lettera da parte del centro spirito e scriviamo la popolazione da 50-69 anni, una volta avuto l'elenco, stampiamo la lettera, prima consegniamo le lettere. La gente quando arriva a vedere il kit, vi rendete conto quanto ne vengono? Se vengono una sola persona, magari gli dite, vi diciamo noi quando li consegniamo. Se vengono in 20, già la cosa è più semplice, perché vi ricordo, da Soleria Simeri, se fate la raccolta dei kit, qualcuno deve portare una persona già, perché purtroppo, come sapete, questa è una cosa che ci viene riconosciuta solo perché siamo bravi, ci fanno l'applauso, ma dal punto di vista economico non abbiamo nulla. Noi garantiamo il trasporto da l'Avis provinciale, perché la mattina parte il Corriere della però in Avis provinciale deve pagare. Per esempio, immagino, si meriti più che Soveria, se li consegnate a Franco mentre viene, se li porta, non c'è problema. Quando c'è un corriere che viene da Soverato, lo potete fare. Se c'è Salvatore che a Montepaone, se guarda valle arriva fino a Montepaone, ci troviamo la soluzione. Però questo non può essere fatto per un kit, deve essere fatto per delle campagne. Quindi non mi chiedete, tutti lo vogliamo attivare, datemi i kit, che kit li facciamo come campagna. È una questione proprio di rendere economico, non solo. Abbiamo, se diciamo per esempio Guardavalle, siamo sicuri che Guardavalle ultimamente non l'ha fatto. Quindi se l'ha fatto negli ultimi due anni, quindi Guardavalle risponderà in massa. Se invece noi operiamo in un posto tipo Montepaone, che l'hanno fatto quattro mesi fa, la raccolta massima sarà di 4-5 persone, non l'hanno fatto, ma non potrà essere la totalità del. La cosa importante è questa, perché poi in effetti quello del colon retto penso che sia uno dei screen forse più semplici da attivare, perché praticamente voi questo kit che vedete, purtroppo non abbiamo dimenticato di portarlo, però questo kit è una provetta piccolina dove è importante dire di scrivere nome e cognome sulla provetta, perché altrimenti viene affiancata ad un consenso informato dove praticamente noi non sappiamo chi sia, può essere di chiunque. Quindi l'importante è questo, perché sul kit c'è la possibilità di scrivere nome e cognome e data di nascita. Poi viene messa in una bustina, la cosa importante è che in effetti non ha bisogno di una preparazione, cioè si può mangiare carne, si possono lavare i denti, cioè perché è molto ma molto sensibile. Quindi l'unico problema veramente è se ci dovessero essere delle emorroidi, allora in quel caso è un falso positivo. Però male che vada, si fa con scopie, insomma, voglio dire, non è un problema. Questo fa bene essere un falso positivo che poi un falso negativo, quindi questo è importante, cioè nel senso che voi veramente decidete il giorno in cui distribuire queste provette, che può essere attraverso la lettera, attraverso una campagna di sensibilizzazione che facciamo, e in tal giorno vengono consegnate le provette e dice beh, trovo una settimana, lo stesso giorno, un altro giorno le cede, voi ce le consegnate. Per esempio questo l'abbiamo fatto in diversi comuni, ed effettivamente è semplicissimo, che tu vai e dici questo martedì vi consegniamo le provette, quando ve le riportiamo mercoledì dalle 9 alle 10, chiaramente concordandosi con i corrieri, perché? Perché è importante soprattutto adesso, vabbè, per periodo estivo si eviterà, però che ci siano degli sbalzi, perché ovviamente devono essere portate nella borsa frigo in maniera tale che poi noi immediatamente le mandiamo nello stesso modo a Soleria e vengono poi lavorate. Quindi dobbiamo stare attenti ad evitare degli sbalzi di temperatura che potrebbero compromettere il risultato. Quindi è veramente, penso, uno degli screening
efficaci, semplici e che effettivamente hanno, cioè proprio pratico da, da organizzare. Certo, dal punto di vista organizzativo, come diceva Franco, voi avete da inserire, da fare gli elenchi, quindi bisogna stare attenti, perché è naturale, e bisogna sempre stare attenti al, purtroppo quando poi si fanno queste cose, cioè il nome, la data di nascita, perché ovviamente se io non ve lo trovo in anagrafe, insomma, non vuole, poi lavorate con i codici fiscali, quindi in effetti diciamo che là siamo sicuri che non ci sono problemi. Perché avete il lettore ovviamente questi davanti, che è il conduttore per avere voce di schiaccio, quindi quindi questo è importante, perché poi in effetti ci sarà questo, sperando che effettivamente riusciamo ad avere anche il programma che vi passeremo, in realtà che si potrà proprio associare, non c'è bisogno più di scrivere praticamente, ma si associa il codice fiscale alla provetta, e quindi siamo certi che la provetta numero 2000 eccetera eccetera le dice Sagagnano. Quindi questo è in effetti molto semplice ed è nello stesso tempo anche efficace, perché effettivamente insomma gli uomini si sentono pure coccolati, perché in effetti lo scrivi che qua sono femminile, però invece in questo modo ci coccoliamo anche i maschietti, perché effettivamente è rivolto anche a loro. Quindi non so se ci sono altre domande, ci voglio aggiungere. Allora, faccio vedere con il programma che utilizzeremo. Normale, quando inizieremo con questo, viene sicuramente viene fatto un corso di formazione, potrebbe essere dato così. Allora, primo passo, una comunale vuole fare, no? La comunale dice che vuole fare questo screening, noi chiediamo a loro per sapere se in quel posto c'è stata un'attività negli ultimi anni per evitare di fare ancora l'acqua. Se ci viene detto che è possibile farlo, programmiamo l'attività della raccolta dei dati. Mandiamo una lettera al sindaco, perché in questo momento non abbiamo una grafica completa. Nel momento in cui io carico grafica, quando lo farà disconciare, carica una grafica sul sistema, vi consegneremo il programma con all'interno le persone che hanno diritto nel vostro comune, dopodiché partono le lettere, come noi mandiamo loro l'elenco, ci stampano le lettere, ci consegnano le lettere, da quel momento diventiamo c'è posta per te, facciamo il giro del paese, consegniamo le lettere e noi controlliamo se le avete controllate, specie una di loro. Vi arriva la lettera, arriva con questa lettera, quando arriverà praticamente, adesso ho messo aggiungi un nuovo, ma nel momento in cui arriva e c'è già la scheda, sparate il codice a barre che sulla scheda, perché l'abbiamo già previsto, sulla lettera c'è il codice a barre con il codice fiscale, richiamate la persona e cliccate consegna kit, quindi a barre la data della consegna. Questo è importante perché vedete quanti kit escono e quanti kit escono. Mettete anche la data prevista della riconsegna, perché c'è la possibilità di metterla. Quando lui tornerà con il kit, gli avete consegnato, gli avete spiegato le istruzioni, ma sono semplicissime, anzi, partiremo con, sempre con l'appoggio di Alex Presina, quando inizieremo la prima giornata verranno di noi. Anche noi possiamo venire. Ma no, esatto. Cioè, ma sempre tu vieni. Venito, sì, io sono. Partendo a Santo Evento. Quando il kit rientra, noi gli abbiamo detto il giorno della riconsegna. In genere noi facciamo mercoledì su giovedì, vi spiego meglio. Mercoledì io ritiro il kit, giovedì mattina li consegno in avviso provinciale, venerdì vanno a soveria. Quindi abbiamo da mercoledì a venerdì il completamento dell'iter. La conservazione avviene in dei frighi che vi consegniamo noi, che sono i frighi che utilizzavamo prima per la raccolta d'acqua. Quindi rimetterete sotto carico a temperatura e comunque a temperatura di 4 gradi, quindi vi programmiamo tutto noi, è come un frigo normale. Chi invece c'è il frigo e vuole mettere la busta, capisco che è un pochino complesso, si mette una borsa frigo e si mette dentro, anzi è probabile pure che se c'è la possibilità acquisteremo delle borse frigo piccole, magari che mettendo solo i ghiaccioli riusciamo a mantenerle, e magari scriviamo fuori un saluto, cercheremo di fare qualcosa di concreto. Dobbiamo fare le borse, per la spesa. Ma chi sa, cosa pensi che siamo lì? Quando faremo la raccolta? Allora, quando partiremo quindi con questa raccolta, ognuno sarà istruito, quindi da domani mattina, non consegniamo qui, anche perché non è dopo. Fate passaggio, comunale fa la richiesta, ma può fare anche attraverso il gruppo WhatsApp del punto salute, con genere sul freddo.
dice voglio farlo. Voglio farlo significa che noi mandiamo dopo che abbiamo pianificato con loro, perché uno dei rischi qual è? Se partiamo in 10 comunali e arrivano 20.000 kit e ci sono dei positivi, poi la colonoscopia non gliela fa. Quindi è in buco. Noi dobbiamo programmare e seguirlo. Non abbiate paura, o lo facciamo adesso, o lo facciamo a settembre. Non cambia nulla, perché quello che faremo tra due anni. Quindi cercate di avere pazienza, cioè quando vi dicono. Perché questo periodo col caldo è un pochettino più complicato, anche perché poi dovete capire se riuscite ad affrontare il voto. Caro, quindi richiesta. Noi facciamo la richiesta al sindaco, il sindaco ci manda, eletto, se non ci manda, eletto, dice no, facciamo in violazione della privacy, poi questo elenco ci sarà restituito con un'autorizzazione sulla privacy che è personale alla comunità. Quindi noi faremo un iter, un corso di formazione, lo faremo all'iter di comunale una volta, la dottoressa Spinelli vi rilascerà un certificato che voi siete autorizzati. Sempre in attesa di questo benedetto programma. Quando arriverà il programma tutto diventerà più semplice. No, io volevo soltanto dire questo, ci siamo sempre, cioè nel senso che la collaborazione non è che quello che comincia soltanto col fatto che siamo venuti qua a fare, insomma, a dirvi quello che dovete fare, assolutissimamente. Si lavora insieme, si cammina insieme, perché questa cosa è importantissima. Lei uno va da una parte, uno va dall'altra, perché se veramente vogliamo ottenere degli ottimi risultati, vogliamo essere decisivi sul territorio, dobbiamo lavorare insieme. Quindi noi ci siamo, i nostri numeri di telefono li avete, ma avrete anche i nostri personali, non ci sono problemi, via WhatsApp, cioè al limite qui possiamo andare per paese, però voglio dire, insomma non è un problema. Però ovvio non rispondo come quando chiama Carmelo. Quando chiama Carmelo, quando chiama Carmelo faccio finta, vedo Carmelo e quindi non rispondo proprio. Però è importante questo, quello di poter veramente, cioè noi ci siamo per qualsiasi cosa, anche le stesse prenotazioni, le stesse controlli, cioè effettivamente abbiamo questi sistemi di ultima generazione di WhatsApp, usiamo in maniera utile e intelligente e quindi utilizziamo per questo. Per cui veramente noi ci siamo in ogni cosa, cioè non vi dovete sentire soli, perché noi non ci sentiamo soli, anzi siamo contenti di avere voi sul territorio che ci date veramente una grossa mano, perché in effetti lo scopo è lo stesso per tutti quanti, è quello veramente di poter raggiungere quanto più persone possibile. E come dicevamo prima, soprattutto in questi luoghi e spazi, il nostro territorio è un po' vario, quindi in questi luoghi un po' più disagiati noi possiamo veramente arrivarci e quindi insomma a raggiungere veramente tutti. Quindi su questo cerchiamo veramente di essere molto tranquilli e di camminare veramente insieme. A parte tutto, che sono Marco Parrocchino, si sopporta, si sopporta, però voglio dire, ecco, l'importante è questo. Quando prima facciamo voi, quando finisce questo incarico? Quanto dura questo incarico? Fra due anni. Fra due anni, con due anni, non ti preoccupare. E quindi presenterò io la prossima. Va bene, quindi posso se ci sono domande. Prego. Mi perdoni una cosa, tutto bello questo che si è sentito e vincendo. La mia preoccupazione è questa, ma probabilmente troveremo anche la soluzione, la proviamo la soluzione. È la comunicazione che dobbiamo avere nei confronti della persona che si avvicina a noi per fare l'inizio, l'iter dello screening. E spesso e volentieri se arriva con la famosa ricetta abbiamo l'orso del medico che contrasta. Come gestire questo tipo di comunicazione, perché il grosso rischio io lo vedo lì, dove ma come il mio medico mi ha detto, quindi più che altro la formuletta magica da utilizzare per gestire. Io penso di averla individuata, nel senso che è un percorso che viene poi seguito e quindi l'esenzione, non l'esenzione, questo è l'aspetto che un po' invece mi preoccupa. Io penso che la cosa principale sia quella veramente di contattare, io penso che voi con i medici di medicina generale nelle vostre liste provinciali avete un minimo di rapporto oppure no? Con i medici? Di medicina generale, col medico, medico di base, esatto. Ok, le dico, sono di Guardavalle, abbiamo fatto con la dottoressa il giorno 30, mi pare, sì. Il convegno. Avevamo invitato tutti i medici, non è per un classico, perché sono convinto di una cosa, non me ne vogliate,
ma non ci vedono come una fonte di guadagno sostanzialmente, anzi è una perdita. Nel senso che voglio dire, no, purtroppo è così, e noi abbiamo fatto pure noi come screening un corso per i medici di medicina generale, insomma sono venuti un terzo, e purtroppo anche noi abbiamo queste difficoltà. Allora, o si parla col medico e si dice guardi, bisogna fare in questo modo, io ritengo, noi l'abbiamo superato anche con le stesse persone, cioè nel senso che le persone vengono e dicono, ma il mio medico mi ha fatto questa impegnativa, dico guardi, forse non è ben informato, non ha bisogno di avere questa impegnativa, poi torna, la verità, insomma, voglio dire, al limite si rimanda a noi tranquillamente, cioè nel senso che voi potete benissimo, se avete questa difficoltà, rimandarlo proprio al centro screening, o perlomeno io penso che la cosa principale si può, esatto, non la telefonata al medico, la telefonata lunga, esatto, ci sono quasi sempre. Quando ci sono persone che pongono degli interrogativi dove dovete rispondere o meglio, se rispondete le stelle in faccia, tanto di quello che allora, se trovate situazioni che possono andare al di là del rapporto con il medico curante, fate una cosa molto semplice. Se fino al, ve lo assicuro, se loro sono aperti, sono al centro spirito, basta telefonare, vi risponde qualsiasi persona è informata. Cosa dire? Sono dal punto salute, qualificate, dal punto salute di guardavate, c'è una signora qua che è venuta con l'impegnativa, dato che non riesco a fargli comprendere che la strada è un'altra, io la passata, loro utilizzano. Anche con lo stesso medico, noi pensavamo a lavorare così, una volta mi ha chiamato sul mio cellulare, un medico mi ha detto, ah, ho questa situazione che devo fare, come mi devo comportare. Perché piano piano non è facile sicuramente, insomma, lo so, però bisogna, cioè, nel caso voi avete difficoltà, la palla, cioè la balzate a noi, e quindi a questo punto voi siete lontani, perché giustamente, insomma, hanno evitare di creare, perché purtroppo è così, il medico in medicina in generale a volte è poco sensibile, cioè è molto più semplice scrivere, perché poi molte volte cosa succede, almeno insomma la mezia è prassi, che ovviamente io telefono e dico devo farmi la mammografia, stessa la segretaria che praticamente fa tutto, il medico firma solo, quindi molte volte diventa praticamente veramente un, per cui le persone che vengono con questi impegnati la capiscono perfettamente che noi stiamo dando, offrendo una cosa diversa da quella che il medico gli ha. Certo c'è il medico che poi magari dice, ah, io voglio sapere, voglio vedere, ma questo non ci sono problemi, insomma, possono chiamare a noi tranquillamente, quindi nel caso ci sono dei problemi ci chiamano tranquillamente. Antonio Parreco, Petrizzi. Noi abbiamo praticato lo screening a autunno 2017 più o meno. Conviene pianificarlo per il prossimo anno? Per 2019 si può fare, autunno 2017, i due anni sono adesso, quindi o si fa a fine anno o si fa all'inizio dell'anno. Quindi in autunno possiamo poi cominciamo a fare un'elettrica per autunno, facciamo un'elettrica, perché poi il tempo di stampare l'elettrica, di guardare gli impegni. Poi nell'invito possiamo scrivere una lettera dal 1 gennaio, siamo attivi per se punto salute per anche perché il soprattutto quello del colorretto non ha una data specifica sulla lettera, ad esempio non c'è, vieni come la mammografia in pap test dove abbiamo un con orario, giorno, luogo, no, il colorretto generalmente è sempre aperto, cioè nel senso che dice il punto salute raccoglie il giovedì, consegna il giovedì, raccoglie il venerdì, quindi insomma di qualsiasi, di tutte le settimane, noi ad esempio alla Mezia raccogliamo praticamente, lo consegniamo tutti i giorni e raccogliamo il mercoledì, la consegna ci viene fatta il mercoledì e il giovedì, quindi voglio dire le lettere che vengono mandate non hanno una data, un orario preciso, basta, quindi per questo è anche più semplice, perché ovviamente dobbiamo pure tenere conto che non tutti riescono in quella giornata a prelevare le feci, chi ha problemi di questo, chi ha problemi di quell'altro, quindi voglio dire dobbiamo essere, sì, bellissimo, quindi voglio dire qualcuno entra anche nei particolari, sì, io vado due o tre giorni, io alle 5:30 del mattino, ho capito, io mi sono raccolto, mi faranno domande, ma devo raccogliere un cucchiaio, sì. E mi faranno, sarà una nuova esperienza, sì. Una nuova esperienza. Una volta che c'era cosa di una bombolina, sono felice, e ci guardi, ma come la bombolina, ma questa è una bombolina, e la passa una basta sempre. Ma sì, anche perché il bastoncino, questo quello che c'è, è proprio quando
strisci quello che resta appiccicato va benissimo perché è sensibilissimo, quindi non c'è bisogno di una quantità, c'è qualcuno dice ma così poco, è bellissimo, vi assicuro che una volta una persona con extracomunitaria che non riusciva a capire le feci cosa significasse, allora a un certo punto ho detto quando fai la cacca, quando fai la cacca, perché non capiva il termine feci cosa volesse dire. Li feci nel mattino, sono estremi, estremi magari. Franco, prego. Io sono appunto salute e gemiglia. Bravo, fategli l'applauso, dai, fategli l'applauso. Mi ha detto appunto salute. Noi l'abbiamo fatto a giugno, cioè adesso quando possiamo fare. Le ripeto, subito dopo l'estate, perché in questo periodo estivo, lo potremmo fare anche adesso, però in questo periodo estivo abbiamo la difficoltà della temperatura e quindi è meglio evitare di far viaggiare. Amore, diciamo, io abbiamo soprattutto di per tutti i passi allora, cioè le persone poi ogni attività specifica, ma coordinata, no, mi spiego, no, ti spiego. Qual è il problema? Se Gimigliano l'ha fatto 2 anni fa, diciamo 18 mesi fa, e siamo con rischio e c'è qualcuno che non l'ha mai fatto, in questo momento faremo, capito? Poi quando si partirà dal regime che avremo più colonoscopie, quindi più appuntamenti, perché quello che noi vogliamo fare con ASPR è quello di dimostrare ai nostri dirigenti che c'è una struttura, una rete consolidata che porta gente, perché anche loro dicono non conviene attivare 5 ambulatori per colonoscopia quando poi ne vengono solo 4. Se invece noi ci organizziamo e diciamo abbiamo in lista d'attesa Gimigliano, allora le attività delle ore e del personale diventano una programmazione diversa, anche perché ancora non l'hanno compreso bene.